Ciao! Allora, in questo video non mi vedrete, vi faccio vedere le mie pantofole maculate. Yeah! Non mi vedrete perché questo è il video sulla Makeup Table. A parte che ne sto vedendo parecchi ultimamente, ma comunque, siccome finalmente credo di essere arrivata a una sistemazione quasi decente, ve la volevo far vedere. Vedete già la sedia? E tutto quello che vedete praticamente è IKEA, parte qualcosina, comunque ve lo dico se non è di IKEA. Allora, qui c'è la porta della mia stanza, che vi farò anche il video su tutta la stanza, però devo sistemare ancora qualcosa. Qui c'è questa lampada di carta dell'IKEA, sta qua, la conoscete tutti. Lì c'è la sedia, fucsia. La mia camera è tutta viola, bianca, nera e fucsia. Praticamente sono i quattro colori principali. Gli unici. Qui c'è la scala, una scala che non dà sul nulla, ma è la scala che dà sul mio letto, praticamente, che è questo qui a due piazze dell'IKEA enorme, che però devo, insomma, ancora sistemare perché devo mettere qualche mensola per mettere gli oggetti e le luci sopra in alto. E qui andiamo, cominciamo. Qui, praticamente, qui sotto ho questo qui che è un portaoggetti per bambini d'IKEA. Questo qui lungo con tutti gli scompartini dove ci sono i peluche praticamente, e solo qui ho dei foulard e delle ciointe. Qui vedete Winnie Pooh, Winnie Pooh, Winnie Pooh, Winnie Pooh praticamente, e poi insomma cose che risalgono ai tempi del liceo. Ed ecco la makeup table, qui sotto il letto, la vedete tutta così. Questa è la makeup table, a fianco c'è uno scaffalino, con la maggior parte delle cose che vedete, a parte il letto, le ho montate io, quindi sono molto fiera. Allora, cominciamo da qui. Qui c'è, ecco qua, vi ho acceso la luce, qui c'è un appendino che hanno regalato a mia mamma, solo che non sapeva dove usarlo, allora l'ho preso io, a questa bambolina, così molto carina con scritto amore, l'appendino, io ci ho appeso tutte le collane, quelle più lunghe che ho. Sono queste qui, vedete, un marasma. Sono tutte le mie mega collane. Sembrano un po' pacchianose, però io cerco di vestirmi sempre molto basiche, quindi qualche accessorio un po' eccessivo ci sta. E sono questi qui. Poi, questo quadro che vedete l'ho fatto io. Mi piace sempre decorare un po' tutto con le immagini dei giornali di moda. E questo qui l'ho fatto io già un bel po' di anni fa, vedete? Le labbra, insomma, infatti le campagne pubblicitarie sono vecchiotte e c'erano tutte le cose del giornale che preferivo, Kate Moss, insomma, Ralph Lauren, come si chiama? Claudia Schiffer per Louis Vuitton, insomma, il rossetto di Dior, profumi vari, questo qui è il quadro. Mi piace molto decorare con le pubblicità, molto carino. Questo è un quadro di IKEA con i gufi, che penso troviate ancora, o forse no, ma penso di sì. L'ho comprato poco tempo fa e io l'ho decorato mettendo praticamente al posto delle pupille di qualche fiore, ho messo questi strass enormi, questi qui, e ho messo, come vedete, ho messo questi strassoni enormi, c'è anche quello che fa l'occhiolino, e lo trovo molto molto carino, li ho appesi qui sotto. Qui invece abbiamo quattro contenitori che vengono dal reparto della raccolta differenziata dell'IKEA. Fortissimi questi contenitori, praticamente questi due li ho fissati al muro con delle fisce, li ha fatti mio papà, e li ho fissati al muro. Questi invece sono solo appoggiati sopra, praticamente, vedete, perché sono impilabili, e qui hanno anche lo spazio per attaccarci l'etichetta. Questi due sono ancora vuoti perché insomma devo trovare qualcosa da metterci dentro. Qui tengo tutti i caricabatterie, i vari, insomma, tutte le cose elettroniche belle ammassate qua dentro. E qui invece tengo prodotti per la skin care che vi faccio vedere. Sto cercando un porta dischetti di cotone decente. Comunque ho la mia crema viso, che è questa qua della Bio Bio Baby. Poi ho salviettine struccanti del Lidl, sono ottime. I pad del Lidl, sempre ottimi. Poi ho il mio deodorante Sasso, fantastico. E poi ho il contorno occhi, questo qui di Lidl Liseri, buonissimo. Questo fa crescere le ciglia, sul serio. Io ho notato veramente la differenza perché il secondo ingrediente dopo l'acqua è l'olio di ricino, quindi davvero fa crescere le ciglia. E poi cosa c'è più? C'è soltanto il burro cacao, questo qui di Eurospin, che è molto molto idratante perché è molto siliconico, e quindi lo metto quando ho bisogno. Poi scendiamo giù e qui c'è il televisore.
Il televisore della Samsung, che praticamente fa sia da monitor di computer sia da televisore, che io ho collegato al computer che tra poco vedrete. C'è il telecomando, poi c'è insomma questa lampada di IKEA che dovrebbe esserci ancora, e qui ho praticamente il pulisci spugne di Makeup Forever, ottimo per le spugne da trucco, lo sponge shampoo. E poi ho il pulitore per i pennelli di Makeup Forever, il blush cleanser, che io preferisco di gran lunga a quello di MAC, non c'è proprio paragone. Qui ho questo bicchiere che viene dal reparto sempre bambini dell'IKEA, dove ho tutti i cotton fioc che uso quando mi trucco, e queste qui che sono delle, come si chiamano? Oh, quelle mollettine tipo per il bucato minuscole che si trovano vicino ai mazzi dei fiori. E niente, questo è il primo angolino. Qui vedete già tutti i trucchi. Non vedrete tantissimi trucchi, intendo a non accumulare granché. Comunque, io di solito finisco e poi compro. Praticamente c'è questo contenitore che è di IKEA, costava tipo 1,20 euro. Come vedete, già si è sezionato in scomparti e quindi è molto comodo. Allora, abbiamo questo primo scomparto dove ho primer per il viso, tutti i primer per il viso, vi zoom così vedete. Allora, abbiamo quelli di Kiko, questi due. Questo qua mi fa lucidare tantissimo la pelle nonostante sia per mattificare. Questo qua di Makeup Forever, lo zero, che è ottimo. Poi questo qua di Kiko Verde, che non funge quasi per niente. Questo di Catrice, che mi ha regalato Chiore Chiara, ciao cara, e che è ottimo anche come base per occhi. Questo qui che è della Virtual, ottimissimo, anche se molto siliconico. Poi abbiamo dei blush, questo è di Kiko, quello della collezione, insomma, la Kaleidoscopic. Poi c'è un illuminante di, insomma, di Kiko, questi qua, le Gold Drops, un blush di Makeup Forever, il numero 6 dell'HD, quelli così. E poi ho questo che è un pot di lucida labbra di Essence della I Love Berlin, che però io uso come blush perché è veramente molto pigmentato e si secca facilmente. Poi un Dream Matte Mousse che vedete. Qui invece ho tutti i correttori, Kiko, insomma, tutti i correttori che vedete di solito nei video, Maybelline, Virtual Essence, Erase Past di Benefit, Kiko, Benecos, Elf, Kiko, insomma i correttori che vedete sempre nei miei video. C'è anche uno di Madina qui sotto, e sono questi. Qui invece ho tutti i fondotinta e le cremine colorate. I fondotinta soprattutto sono una cosa che io finisco e poi ricompro, non compro mai tanti fondotinta tutti insieme. Allora, questa è la crema tremenda dell'erborario che cerco di finire a forza, la meravigliosa crema di Garnier, la BB Cream, che uso tutte le mattine, questo fondotinta dell'Astra che è quasi finito e che è praticamente come una crema colorata, il mio fondotinta estivo di Shiseido, ottimo, fondotinta di trucco minerale che non uso perché mi fa lucidare la pelle, e questa è la mousse di Essence che uso praticamente mai perché è tremendo. Max Factor il 101, e Max Factor questo qui, e il mio adorato 25 ore di Rimmel, fantastico, il Lasting Finish, il fondotinta migliore del mondo. Poi abbiamo tutte le mie ciprie, la mia fantastica cipria di Essence che io amo, Elf sotto, Kiko questa qua, come si chiama? La Soft Light Powder. Questa qui, un bronzer che io vi ho fatto vedere che ho travasato qui dentro, la HD Makeup Forever che dura un trilione di anni perché l'ho usata tutti i giorni per quasi un anno ed è piena, quindi mi ha detto tutto. Poi c'è la Olive di Neve Makeup che non mi piace, la cipria compatta di Elf, e sotto c'è una cipria di Astra che devo buttare perché è orrenda. Qui invece cominciamo lo scomparto dei blush, che è diciamo quello più sostanzioso, perché abbiamo parecchie cose, tipo questo qua di Madina bellissimo, questo di Kiko della Chic Chalet, quello viola, Pupa, una terra di Rimmel. Poi ho un blush di Kiko che mi ha regalato Alessia, poi questo bellissimo blush di Madina che vi ho già fatto vedere, penso. Poi blush di Elf, il contouring, il duo, questo di L'Oreal che ho comprato un trilione di anni fa, che però è ancora pieno ed è molto carino. Questo illuminante Ciofeca di Catrice, che però è molto carino e profuma. E questo che è questo bellissimo, insomma, Sun Club, questo illuminante di Essence All Over, che è molto molto bello. Poi, allora, distacchiamoci da questo scomparto e avete visto. Qui sotto
C'è questo mobiletto, io prima tenevo sempre tutto lì sotto, tutti i miei trucchi erano tutti lì dentro, divisi in occhi, viso e labbra. Poi ho travasato tutto, negli ultimi due scomparti ho cose random, tipo agende, insomma cose cartacee. Invece nel primo cassetto, allora qui sotto, questo mobile alle ruote, io lo esco, insomma, lo tiro fuori e vedete che c'è il mio computer, il mio mini PC che, come vedete, è collegato da una centralina elettrica al televisore, perché io praticamente uso questo, però guardo nel televisore lì. Quindi ho il monitor più grande, mi affatico di meno anche quando devo scrivere, insomma, devo fare un po' di cose. E quindi questo è il mio mini PC. Io i video però non li monto qua perché poveraccio non ce la fa, li monto sul computer di mio fratello che è molto più grande. Nel primo cassetto invece ho tutte le palette che cerco di farvi vedere. Aspettate, che con una mano è tremendo. Allora, ho un paio di ciglia finte vecchissime di Essence che devo buttare, la palette in limited edition di Essence, la Naked, le due palette di trucco minerale che ho, la Elegantissimi e la Intensissimi. Poi ho le due palette che uso per scuola, quelle della Show, ve le sconsiglio. Poi Madina, questa palette di Madina che io ho riempito con tutte le cialdine, insomma, di Madina, e sotto ho la 78 colori e quella dei, insomma, dei bronzer, quella là che si compra, insomma, da Fräulein o da Zoeva. Tornando su, qui vedete la luce e il mensolone. Allora, il mensolone, così me l'ha montato il mio papà, sempre di Ikea, dove c'è praticamente appeso alle doghe del letto, ho appeso questo faro col morsetto e Vanessa di Magico Trucco. Vanessa, se stai guardando questo video, questi sono i faretti di cui ti ho parlato. Hanno il morsetto e si possono attaccare praticamente ovunque. E quindi con queste luci nuove io faccio i video e si vede molto molto meglio. Queste sono a LED, le ho pagate solo 3,20 euro da Ikea. Le lampadine invece me le ha comprate mio papà e ho il sospetto che le abbia rubate alle macchine, a qualche macchina in giro per strada, perché sono, non le accendo perché sono fortissime. Infatti quando faccio i video le devo orientare in modo giusto, altrimenti mi cieco, insomma. Praticamente sono ottime e vi consiglio, se registrate video, le lampadine a LED sono le migliori. Questa invece è una alogena normale, però fa una bellissima luce bianca. Qui invece abbiamo questa che è una Winx che non ho comprato, ma ho trovato un mega uovo di Pasqua che mi ha regalato il mio ragazzo. Qui ci sono delle foto, qui siamo io e il mio fratellone al compleanno dei 18 anni, insomma, la mia festa. Vedete la lunghezza del vestito? Ecco, bene, però era estate, con questo carinissimo portafoto. Poi io e il mio ragazzo, coperti dal filo, con di buon auspicio il portafoto con gli sposini sopra, poi la mia mamma, il mio papà e il mio piccolo cuginetto, che ora invece è enorme e ha tipo 14 anni, però io tengo ancora la foto di quando era piccolo perché era bellissimo. Qui invece ho dei portafortuna, un sasso della mia spiaggia in Croazia che io amo tantissimo, mia nel senso che ci vado sempre, non che di proprietà magari. Quello è un sassolino dipinto, un portafortuna con una coccinella, e qui mi sposto. C'è una fatina, io non amo, non sono una collezionista di fatine, ma questa mi piaceva particolarmente e me l'ha regalata il mio ragazzo. Qui invece c'è un vaso di Ikea, che è un vaso, insomma, portafiori che trovate nell'ultimo, insomma, reparto dove ci sono fiori, candele e tutto, e c'è, questi sono fiori finti, e qui c'è questo vaso tipo di latta. Qui invece appeso c'è questo affarino carinissimo, comprato sempre in Croazia, che tanti anni fa, che tengo appeso qui, e che vedete fa la molla. Qui c'è il diploma della Makeup Academy di Makeup Forever di Bologna, vedete col mio nomino. E insomma, in questo portafoto sempre di Ikea. Poi andando giù, centralmente troviamo, vabbè, la sedia che l'avete vista, la sedia con le ruote, leviamo di mezzo se no cado, lo specchio sempre di Ikea, questo qui con famosissimo con il porta, insomma, il porta oggetti sotto. Poi qui c'è l'acqua termale di Avène, che uso come tonico, come tutto, e lo struccante di Bioderma Fantastico che uso sempre. Infatti li tengo qui perché mi strucco anche qua, vendo tutta l'attrezzatura lì, faccio tutta la mia skincare, la faccio qui. Qui abbiamo tre contenitori di Ikea che praticamente sono nel reparto bambini e si vendono a gruppi di tre. Io ne ho presi due gruppi. Allora, li ho aperti tutti. Allora, nel primo, che è quello giallo, ci sono molti dei miei rossetti,
tinte per labbra, insomma, Essence, questo qui di Kiko che è quello viola della Licious Cream. Poi ci sono le tinte per labbra, questa qua di Kiko, Astra che amo tanto, poi questo qua che è della Show, che è l'unico colore che si salva di tutta la linea. Poi questi qui della Show sono quelli che uso per scuola, eh. Poi c'è Madina, Astra, Kiko, matite per labbra di Essence. Tanti di Madina, di stilo mi piacciono tantissimo, Madina, Astra, insomma un po' random, matitone di Kiko, insomma questi qua. Poi in quello rosa invece ci sono le spugne, quindi spugnette anche da lavare, queste qui sono la, questa è la, credo si chiami l'Esponge, questa qua di Make Up Forever, il piumino di Make Up Forever, il piumino da ciglio, questo qua di Make Up Forever, quello piccoletto piccoletto per l'HD. Poi sempre un'altra di Sponge di Make Up Forever e questa qui che è quella per tutti i prodotti HD, sempre di Make Up Forever. Ci sarà capito che mi piace Make Up Forever? Vabbè. Poi quell'ultimo che è quello bianco tengo le lenti a contatto che non sono per bellezza ma per sopravvivere perché non ci vedo praticamente. Ho una forte miopia quindi io porto lenti a contatto altrimenti dovrei portare sempre gli occhiali. Campioncini di crema Aven, una di questi affarini di Sephora che fanno frizzantine nell'acqua tipo quelle di Lush, campioncini vari, questi sono di, aspettate che non vedo, Montalto, questi creme corpo, insomma campioncini, molti campioncini di Pilogen, insomma Pilogen, questo qui che è l'olio che sto usando adesso per lavarmi in generale, ci faccio la doccia, ci faccio tutto, che è l'Omni Skin, si compra in farmacia per chi ha problemi fortissimi di dermatite o di, insomma, di problemi di pelle come i miei. Eccoci qua. Poi, messi a posto, insomma, qui ci sono i miei pennelli. Allora, questo è un portacarte da ufficio, del reparto, insomma, da ufficio di IKEA, che è tipo di finta pelle, tutto con le cuciture. Allora, qui dentro ci metto carte, insomma, cose da ricordare, note, ricette mediche, tutte le cose che mi riguardano. E poi, spostiamo questo, qui ho tutti i miei pennelli, principalmente da occhi, quelli che uso sempre, sempre, sempre. Allora, qui però ho il... Qui ho praticamente, scusate, è questo pennellino che mi hanno dato in omaggio con Trucco Minerale, il Kabuki di Trucco Minerale e il, aspettate che lo prendo se ci riesco, il Katbuki di Trucco Minerale. Allora, poi ci sono qui tutti questi pennelli gialli che vedete, sono tutti tutto il set di pennelli da occhi di Make Up Forever. Ne manca solo qualcuno che, insomma, devo ancora comprare. Sono questi qui, ve li faccio vedere meglio. Miei dorati pennellini e questi qua, anche questi con il manico, aspettate, questi con il manico grigio, questi qua che sono due, sono di Make Up Forever. Poi c'è insomma vari pennellini, questo è il set di Cinecittà, Zoeva, qualcosina insomma di Zoeva, qualcosa di Chrome Brush, insomma pennellini vari. Togliamo di mezzo lo specchio se no non vedete. Ecco qua, poi qui c'è il portapennelli, ah qui ho un... Proteggiscrivania, preso al Lidl, pagato solo 2 euro, che è molto carino perché ha anche questa cosina che si solleva, la pellicolina e si possono mettere foto, insomma, post-it e tutto. Qui c'è il mio nuovo cellulare, non c'entra niente, ma ve lo faccio vedere. Il mio Nokia con questo carinissimo portatelefono che ho comprato da su eBay, molto carino. E qui c'è, insomma, i fazzoletti cosmetici di Zeri del Lidl, molto comodi perché si tirano fuori e li potete usare facilmente mentre vi truccate. Qui c'è un pezzettino di fazzoletto volante. Allora, questo è, mi siedo, questo è il porta pennelli di Make Up Forever che si richiude praticamente e si richiude e diventa tipo un cilindro e io lo uso quando non devo lavorare, insomma lo uso come portapennelli. Qui ci sono praticamente tutti i pennelli da viso che uso di più e qui c'è il Powder Brush di Elf, questo pennello rosa fantastico che ho comprato in un negozietto tipo cinese, fantastico, bellissimo. Poi insomma tutti questi pennelli di Cinecittà, questi sono Make Up Forever, questo è enorme per il fondotinta, per il primer, bellissimo. Insomma vari pennelli, qui c'è
Oh, sempre Cinecittà, questo qui bellissimo che vi consiglio, che è il Foundation Brush di Royal Beauty. L'ho comprato su eBay pagandolo tipo 3 euro ed è un ottimo pennello da fondotinta. Insomma, tutti questi mega pennelloni di Cinecittà è questo. Qui invece c'è la vaschetta di Sephora, questa qui pagata 3 euro da Sephora. E qui ci sono tutti i pennelli che uso leggermente meno, quindi tutto il set Very Croc di Zoeva. Questo invece lo uso sempre praticamente, che è il pennello da sfumatura di Kiko. Questo qua lo uso molto molto spesso. Poi c'è, insomma, pennelli vari, faccio vedere pennelli vari, pennelli, insomma, tutto il set di Zoeva, i pennellini piccoli di Essence, questo di Catrice per il brush che uso molto spesso. Comunque dentro c'è la sabbietta viola e gialla mista di Ikea. Qui, vabbè, qui ci sono delle riviste che sto leggendo adesso, che sono Amica e Amica e A di Anna, e questo è il trucco che vedrete nel mio prossimo tutorial perché mi piace tantissimo. Questa è Vanessa Paradis, la moglie di Johnny Depp. Poi c'è qui c'è un bellissimo cubo di post-it che sono di Lidl, li ho trovati a Lidl e hanno tutto il bordo decorato e mi piacevano molto perché erano a fiori. E sopra c'è questo fiorellino di ceramica che mi è stato regalato ed è praticamente un diffusore di profumo per ambienti. Qui dietro invece nascosti ci sono il pulitore per pennelli di MAC a cui ho messo lo spruzzino perché quel dosatore era tremendo e la nebbia fissante di Neve Makeup. Qui invece ci sono due portapennelli, due porta, sì, ciao, due porta matite. Uno è una tazza di Narnia e uno invece è semplicemente bianco decorato a fiori. Qui tengo tutti i mascara che uso. Qui c'è il piegaciglia, insomma, Make Up Forever, Essence. Oh, ragazze, questo mascara di Essence io l'ho snobbato per mesi. È fantastico, mi fa delle ciglia allucinanti. Poi qui c'è uno spazzolino da denti che chiederete cosa ci fa qui. Questo è ottimo per pettinare le sopracciglia. L'idea l'ho presa da Lucy, solo che lei ne ha uno bellissimo di legno. Io quello non sapevo dove prenderlo. E questo qua, siccome era abbastanza delicato, ho preso questo. E poi, insomma, Bad Girl Lash di Benefit, mascara colorato di Laila, se riesco a infilarlo, il 2 in 1 di Rimmel, Kiko, Rimmel, insomma tutti i vari mascara. E qui invece ho, vabbè, il gel per le sopracciglia di Essence che è praticamente defunto, lo togliamo. E qui abbiamo la matita per sopracciglia di Chanel, tutte le matite, insomma, basi a matitone, insomma, matite MAC. Vediamo che cos'altro c'è. Sì, matite MAC, insomma, matite varie, colorate. Io non sono un amante molto molto delle matite, a parte le matite nere, quelle sì, però il resto non mi piacciono granché e non sono un'appassionata. Allora, altri tre contenitori che erano lì e sono sempre uguali a quelli che avete visto in quell'angolo dietro lo specchio e sono praticamente sempre di Ikea, sempre gli stessi. Allora, qui dentro altri rossetti, altri gloss, altri rossetti, insomma, vari, Essence, Deborah, come si chiama, il lip sealer di Sally Hansen, che è urticante, però se lo sapete usare è molto buono. Poi Madina, sempre tantissimi, Elena Rubinstein, Jafra, insomma, vari rossetti. Poi qui invece, quello rosa, abbiamo gloss che uso un po' meno. Quindi tutti questi colori un po' corallosi, un po' estivi. Questo qui di buonissimo da mangiare, questo qui di Calvin Klein. Insomma, vari gloss di colori un po' più corallosi che adesso sto usando meno. E poi aspettate che li chiudo. E poi qui invece abbiamo uno veramente strapieno. Ah, come vedete questi si impilano, quindi sono molto comodi. Apriamo e dentro abbiamo vari gloss. E Ribbon Gloss di Pop Beauty, Essence, questo qua è il mio preferito in assoluto del mondo, di Kiko, questo qua marrone. Poi abbiamo questa palla di Madina, questo qua bellissimo rosso di Essence, la meravigliosa tinta per labbra di Catrice che io amo, stramo. Poi qualche burro cacao, questo qua dell'erborario. Vari, insomma, gloss così. Questo qua, altro qua bellissimo di Essence, che è quello tipo violaceo, molto molto carino, che si chiama, se non mi sbaglio, Berry Me. Vediamo,
Metti a fuoco. Sì, si chiama Bermi. Ok, e questo è quanto. Ok, messi a posto i tre scompartimenti, vi faccio vedere l'ultimo settore. Allora, qui c'è una sveglia a cui sto caricando le batterie che sono ricaricabili, è una sveglia parlante molto carina di Brandani, è molto molto carina, è fucsia. E qui c'è un bellissimo portamatite di Harry Potter che vi faccio vedere, il mio amore Harry Potter. E qui ci sono tutte, insomma, penne varie, risalenti all'epoca preistorica, forbici, tutte. Mi piacciono molto le penne con i peluche sopra, tipo questa, e sono tutte penne che risalgono all'epoca dei vichinghi, praticamente, andavo ancora al liceo forse. E insomma, sono tutte cosine. Qui c'è un lecca-lecca enorme di Hello Kitty che conservo perché penso sia ammuffito da secoli. Poi qui c'è l'ultimo scompartimento che, come vedete, è speculare a quell'altro e qui è sempre lo stesso di Ikea, però insomma riempito con altre cose. Qui abbiamo ancora qualche blush, tipo questo qua di Astra che dovrebbe essere un illuminante, sembra bellissimo perché è cotto, enorme, è una ciofeca, quindi non lo comprate, costa anche 6 euro. Kiko, insomma la terra dei fiori di magnolia che mi piace tanto. Kiko, questo è il blush di MAC. L'unico blush di MAC che ho, che è iperpigmentato ed è, make-upposamente parlando, è una bomba atomica, dovete stare attentissime. Poi c'è qui un Sun Club, insomma, qualche blush. Poi qui invece ho tutte le basi per occhi. Praticamente ho insomma Elf, Kiko, Trucco Minerale, Essence, Jafra e poi il Premier Potion piccolino. E poi qui ho tutte le Stay All Day, l'eyeliner di Essence, Elf, questo qua di Avon che è una schifezza, la base della Virtual Buonissima. Queste quindi sono tutte le basi. Qui invece ho cose un po' random per occhi. Quindi campioncini Makeup Forever, pigmentini, ombretti in crema di Elf, Pop Beauty, tre ombretti di Neve Makeup, palettina meravigliosa di Essence. Io ecco qui, ho la luce, yeah! Palettina di Essence, ombrettini, Kiko, qualche palettina di Essence, Beauty UK. Qui invece le tre palettine di Sleek che ho. Poi queste qua che sono il set di matite di Makeup Forever, questo qua che porta praticamente assorbenti di Nuvenia dove io tengo qualche cialdina, poi qualche collezione limitata di Essence, la palettina della Chic Chalet di Kiko, questo qua che è il set per sopracciglia di Essence, no, di Elf, questa è la palettina della Sun Club della Essence e qui un illuminante Elf. E poi, insomma, andando più in là, qui ci sono tutti gli ombretti mono. Io tendo a comprare più palette che ombretti mono, non so perché. E questi sono tutti i miei ombretti mono e qualche palettina. Qui ci sono le tre palettine dei fiori di magnolia, che amo tanto. Qualche cialdina di Kiko depottata e messa in questi portacialdine di plastica. Altre palettine, questa bellissima palettina dell'Avon, la Pink Sand, che come sapete mi piace tantissimo. Poi ombretti, questi sono praticamente tutti ombretti virtual che ho comprato in quantità massiva dal sito Social Makeup che mi piacciono tantissimo. Qualche ombrettino Essence, Too Faced, insomma qualche ombrettino così, Madina, niente di particolare. Questi sono tutti ombrettini mono. E insomma, e qui a fianco invece, vabbè, ve lo faccio vedere visto che ci sono, c'è un quadro di Ikea che è ancora da appendere ed è solo poggiato. Questo qui, poi qui c'è una scatola natalizia dove sto mettendo qualche premino per un giveaway, i miei libri che sto leggendo, questo è un regalo di mia cognata, l'ho già letto, questo l'ho già letto e questo invece lo sto leggendo adesso che è praticamente Daniel Pennac, signor Malossène, che io straamo quest'uomo, amo Malossène, amo Pennac, veramente ragazze se non l'avete mai letto leggetelo, il primo è questo qui perché sono praticamente una serie. Insomma, hanno in ordine cronologico e questo è il primo, Il Paradiso degli Orchi, che è veramente fantastico. Merita, 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 veramente. Volete, non lo so, affezionarvi a un personaggio, commuovervi, ridere, spaventarvi, tutto, tutto in questo libro c'è tutto. Qui invece ho queste tre pochettine dove qui tengo la vecchia macchina fotografica. Qui ho le cuffie, quelle grandi, tipo padiglioni auricolari enormi che mi ha regalato mio fratello, e questa è la custodia della.
della videocamera che sto usando, qui c'è l'iPod, qui c'è questo vaso di Ikea dove ho insomma tutte le mollettine per capelli, insomma infatti vedete queste rose, insomma così, un vaso rosa di latta. Qui invece ho questo carinissimo peluche che dove c'è scritto Love You, questo riccio molto carino, e qui ci sono tutta la saga di Harry con la bacchetta magica, tutti i libri correlati che vedete lì. Mi mancano ancora tre DVD, però siamo tutti, e questo è uno dei pezzi degli scacchi magici. E niente, Harry, l'altarino. Sotto ci sono dei peluche, sotto ancora cose random, borse per la scuola, uno scatolo pieno di scatoli vuoti, e quello è un pezzo di stoffa di Ikea che volevo usare per chiudere, da mettere praticamente qua sotto per non far vedere più le doghe, però è ancora una cosa in fase di elaborazione. Ora vi faccio vedere questo che è esterno a tutta la struttura del letto ed è il tavolino, questo qui sempre di Ikea, pagato pochissimo, dove è praticamente il mio tavolino da manicure, dove tengo tutti i miei smalti, anche di questi io non tendo ad accumulare, compro solo colori che mi piacciono, quindi non ne vedete una marea, e li tengo qui dentro. Questo è il coperchio di una scatola di cioccolatini svuotato della carta, così stanno ordinati e non cadono, e vedete tutti gli smalti che i miei preferiti, insomma, questi qui di Astro, che mi piacciono tanto, tutti i Laila, poi qualche smalto insomma comprato su qualche bancarella che sono comunque sempre i migliori anche se gli ingredienti sono di dubbia provenienza, tanti Kiko, Essence, insomma Debbie, vari, il Top Coat che sto usando adesso, i crack di Astra che sono questi qui che vedete sulle unghie, sono veramente buoni, e anche quelli di Debbie sono molto buoni. E insomma, Kiko, Laila, tanti di Laila perché mi piacciono tantissimo. Dietro invece ci sono tutte le cremine mani, quella della Cien, quella della Siato, quella comprata su Ocean Makeup, molto buona, con un profumo buonissimo. Bio Bio Baby. E poi le due di Essence che vi ho fatto vedere nel video dei preferiti. E qui c'è una coppettina dove metto i dischettini con cui ho levato lo smalto, quindi sporchi, e l'acetone di Shein che uso sempre. E quindi li tengo qua dentro così non mi macchiano il tavolo e nella coppettina. E questo è il tavolino della manicure, in pratica le limette le cose e le tengo da altre parti. Vi faccio una panoramica. Se vi interessa, le scrivanie ovviamente sono di Ikea, sono due da 1 metro, messe una vicino all'altra, e insomma formano questa enorme scrivania di 2 metri, e sotto c'è il cestino sempre di Ikea. E niente ragazze, questa è la mia postazione make-up, è tutta sotto il letto. Appena ho ultimato la mia stanza, cioè l'ho veramente conclusa, vi faccio vedere tutta la stanza, compreso il piano superiore, ovvero insomma il letto, come sarà. E niente, io spero che vi sia piaciuto, spero di ridurlo al massimo questo video e alla prossima. Ciao!